Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se un fratello commetterà una colpa contro di te, vai e ammoniscilo, fratello il solo. Se non si ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. Se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli la concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Il profeta Ezechiele. Chi sono i profeti? Sono persone, uomini e donne, che Dio chiamava adesso, un po' meno, però ancora oggi abbiamo dei profeti. Persone che il Signore chiama perché parlino al suo popolo e dicano delle cose importanti in nome di Dio. E così fu per Ezechiele. In particolare Ezechiele aveva il compito di ammonire il popolo di Israele e dire al popolo che molte cose non andavano, insomma, che il re non si curava del suo popolo, che i sacerdoti facevano il loro interesse, non quello degli altri, insomma, tutta una serie di cose che... E quindi Dio dice a Ezechiele: Ezechiele, se tu non dici queste cose, sarai corresponsabile della morte del mio popolo, sarai corresponsabile del peccato che il mio popolo sta commettendo. Non è una cosa da poco, anche perché queste parole sono rivolte anche a noi oggi, no? Se io vedo un fratello e una sorella che sbagliano clamorosamente, manifestamente, cosa faccio? Sto zitto? Mi faccio gli affari miei, tanto non sono affari miei, c'è la privacy oggi, figuriamoci, la libertà per tutti, non mi importa. Invece così facendo divento corresponsabile del male che si sta facendo con il fratello e la sorella e del male che farà agli altri. Pensiamoci, no? Nessun uomo è un'isola. Gli ebrei dicevano: se uno pecca è anche colpa della comunità che sta intorno. Non è soltanto colpa sua, è anche degli altri che non l'hanno avvertito, avvisato, non hanno pregato per lui o per lei. Quindi se uno paga il riscatto, Gesù Cristo, come l'ha pagato, allora tutti quanti abbiamo pagato il riscatto per quel peccato originale. Quindi ricordiamoci la prossima volta che vedremo qualcuno che sbaglia, diciamoglielo, con carità, con pazienza, con dolcezza, con rispetto, per carità, però diciamoglielo, perché altrimenti, ripeto, siamo corresponsabili del male che si fa a quella persona. E oggi difficile, no, farlo, perché si sa, la libertà di tutti quanti è garantita in assoluto, figuriamoci se io mi permetto di dire qualcosa agli altri. Facciamolo perché ci verrà chiesto conto. Ciò che non hai fatto al più piccolo di questi miei fratelli, non l'hai fatto a me, ci dirà qualcuno alla fine. Non vuol dire andare in giro a spettegolare, a dire a tutti quanti la colpa di quella persona, ci mancherebbe altro. Non dobbiamo farlo. Dirlo alla persona, sì, però. Caro mio, caro fratello, cara sorella, ti voglio bene, sei per me veramente una persona speciale, però permettimi che ti dica queste cose, secondo me. Poi la persona fa come gli pare, però
Ecco, io non sarò responsabile del male che ti fai e fai agli altri. E così anche San Paolo torna sull'argomento. San Paolo va più sullo psicologico, sullo specifico, dice non commetterai adulterio, non ruberai, non ucciderai, eccetera, eccetera, amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi cosa vuol dire? Che prima di tutto devo amare me stesso, devo avere rispetto, devo avere una grande autostima, chiamiamola così oggi, autostima. Autostima per me stesso prima di poter amare gli altri. Se io mi disprezzo, se io non vado d'accordo con me stesso, se ho grosse contraddizioni, è chiaro che non posso neanche amare gli altri. Quindi prima di tutto questo, lavorare su se stessi, anche eventualmente con l'aiuto della psicologia. Visto che c'è questo sussidio, possiamo anche usare qualche incontro con persone esperte in questo campo che ci possono dire no, secondo me stai sbagliando, dovresti fare questo e quest'altro, perché noi non siamo giudici di noi stessi, ricordatevi, noi ci autoinganniamo, no? Dice sì, adesso mi correggo, figuriamoci, difficile, no? Che riusciamo ad autocorreggerci da soli, ci vuole una persona che ci guarda all'esterno. Noi religiosi, noi sacerdoti, consacrati, abbiamo un padre spirituale, appunto per questo, che ci dice gli errori, i difetti, le cose che possiamo migliorare nel ministero, quindi non dobbiamo precluderci questa possibilità che abbiamo, molto preziosa. Bene, e il Vangelo ci presenta Gesù, il quale dice appunto questo, parla della correzione: se la persona sbaglia vai da lui, se non continua a sbagliare, non si redime, prendi due o tre persone che conosci, vai da lui, se continua a sbagliare alla fine dillo al Sinedrio, il Sinedrio era il tribunale del tempo, se continua a sbagliare allora, sia per te come un pubblicano e un pagano, cioè sia separato dalla comunità. La Chiesa arriva a scomunicare, sappiamo, no? Chi commette peccati e crimini particolarmente gravi. Per esempio, l'attentato al Papa è passibile di scomunica, no? Se uno cerca di ammazzare il Papa, viene scomunicato, perché è talmente grave il reato e il crimine che si dice: aspetta, ti sospendo dei sacramenti perché tu rifletta, non per vendetta. Perché tu rifletta sulla gravità di ciò che hai fatto, poi alla fine sarà riammesso, perché la scomunica non dura tutta la vita, a un certo punto finisce. Però ecco, ci deve essere una riflessione su questo, e chi diventa come un pagano e un pubblicano, chi è un nemico, no? Era un nemico. Però Gesù ci raccomanda che cosa? Di amare anche i nemici. Quindi la persona che diventa per te come un pagano, un pubblicano, che si separa dalla comunità, sia per te come nemico, il nemico va amato. Quindi non c'è nulla che ci separi veramente dagli altri, no? Allora, il messaggio di oggi, di questa domenica, è proprio questo, quando vediamo qualcuno che sbaglia, non sbagliamo anche noi tacendo. Sant'Agostino diceva: il male ha due cause, chi lo vede e chi lo fa. Chi lo vede sta zitto e chi lo fa. Quante mamme buttano i neonati nei cassonetti? Purtroppo ancora tante, si sente. Avete sentito le interviste di quelli dei vicini? Ah, io non sapevo niente, io non mi sono accorto di niente, figuriamoci, io non mi impiccio, non so. Bisogna arrivare al dramma, no? Per farsi gli affari degli altri. Nessuno ha capito che la mamma stava male, che era depressa, che aveva qualcosa che non andava. Strano, eh? Strano in questi tempi, con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo. È abbastanza difficile, ecco. Poi ricordiamoci San Paolo: ama il prossimo tuo come te stesso,
Prima però ami te stesso, ti perdoni. Hai fatto qualcosa di imperdonabile, perdonati. Chiedi perdono, fai la confessione, penitenza, riconciliarsi con te stesso, con gli altri, con Dio. Ecco, questa è la chiave. E poi aggiunge San Paolo, la carità non fa alcun male al prossimo. Se io in nome della verità dico una verità che fa male, quella è una menzogna. Devo stare attento anche a dire la verità. Pregare, capire il momento di dirla, ma evitare di usarla come un randello per picchiare gli altri, no? Questo non si fa. Ricordiamoci Gesù, chi non si converte, chi non ti ascolta, alla fine sia come un nemico, però quel nemico va amato. Perché? Perché lui lo dice. Se amiamo soltanto quelli che ci vogliono bene, siamo come i pagani anche noi, quindi tocca amare anche chi ci fa del male. L'ultima riflessione, Gesù dice, dove sono riuniti due o tre nel mio nome, io sono con loro e qualunque cosa chiederanno io la concederò. Ma se questa cosa non viene concessa, fosse anche la guarigione di qualcuno, come mai Dio non guarisce i malati? Come mai? Siete mai chiesto perché? Io chiedo una guarigione di qualcuno. Prego, vado a Lourdes, faccio novene, messe, quant'altro, e la persona non guarisce. Come mai? C'è scritto. Chiunque chiederà qualcosa in nome, la concederò. Forse Dio mente? No. Il Signore concede ciò che ci serve. Dice, ma la guarigione ci serve. Mica detto. Se la persona deve testimoniare la sua fede, la sua santità nella malattia, il Signore lascia la malattia, no? Padre Pio, quanto ha sofferto. Poteva chiedere di guarire, poteva chiedere di star meglio, che sparissero le stimmate, eccetera, eccetera. No. È rimasto in quella condizione e adesso è San Padre Pio. Ecco qua. Esattamente per quello. Quindi la preghiera serve perché o toglie la croce o comunque dà la forza di portarla. Sia orato Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, se un fratello commetterà una colpa contro di te, vai e ammoniscilo, fratello in solo. Se non si ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola.